Ciao ragazzi, un nuovo video. Oggi video un po' diverso, dovevo fare un tutorial in realtà, ma come potete vedere sono attualmente con i pedini e con Fenix qui dietro, perché purtroppo ho deciso di allenare Rebecca un po' di più e non fare il video, perché siamo vicini al Classic e è ancora molto scorbuta in alcuni passaggi, quindi volevamo un po' pulirla. Faccio vedere un po' la difficoltà che c'è nel lavorare al Classic e faccio vedere anche poi come in realtà molte persone hanno e a fare il caso di una palestra molto grande. Io ci direi a Firenze che comunque si riesca a lavorare bene, però anche a Tavarnelle, questo purtroppo a gare Fiser, quindi nei regionali, in cui non ho lo spazio di montare un campo gara, come riesco un po' ad arrangiarmi. Poi ovviamente devo comunque sempre munirmi di piste pubbliche. In questo caso non diciamo a nessuno chi è che ha segnato i pallini per terra, perché sono a parte così casualmente, io non c'entro niente, ovviamente, qualcosa, in cui posso avere le misure regolamentari per andare a fare un po' di prove reali e comunque sia per creare un classic fatto bene. Quindi adesso andiamo a lavorare con Rebecca, vediamo un po' un piccolo passaggio e poi facete qualche piccola cosa di coreografia, ma quello poi un piccolo spoiler. Un piccolo pezzo dei coni da 50 che Rebecca sta facendo ora, sta modificando e dovrebbe armonizzare, però è ancora una strage, per comunque riuscire a fare una coreografia carina. Come vedete c'è tanto lavoro, è anche difficile a inserire bene anche gli altri murali. In realtà il rap questo andava anche bene, in realtà quelli di prima era orribile, cioè dei clip in cui cadeva male per terra, però ecco è proprio un lavoro tecnico. Adesso lavoriamo solo su questa parte qua con Fanny, che giustamente vuole prendere i coni, vero Fe? E poi anche te coni, come ce l'ha? I conini, bello 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 bello, in, ok, manca un cono. E la parte divertente è che comunque bisogna provarci tanto, bisogna starci tanto sui coni, come potete vedere questo è un Viper, qui devi girare, ok, armonizzarlo per tornare a fare poi uno special, perché questo è lo special che è venuto abbastanza bene. Questa è una parte di una piccola parte di coreografia che lavoriamo su ogni a 50, quindi ecco, per chi non sapesse, non classi, i classi sono coreografie che si fanno su tre linee 50, 80 e 1,20 m, e insieme vi ho fatto una piccola coreografia musicata Rebecca, la canzone Ego, vi ho anche dato spoiler. E la parte difficile è proprio andare a gestire un po' il campo gara e tutto. Comunque adesso vi faccio vedere delle piccole clip mentre Rebecca fa la coreografia. Eccoci qua ragazzi, in macchina, mi sta salvando Alessia, sta guidando lei ultimamente, quindi la sto un po' sfruttando effettivamente per cosa. E adesso ci stiamo dirigendo a Tavernelle per 3 ore di allenamento. Tavernelle, wow, fino alle 8. Davvero dura, dura, anche perché abbiamo a provare le coreografie. Vi farò vedere anche nel gruppo con Istio come è montare un campo gara non regolamentare, perché non c'entra, però non può arrangiarsi, bisogna cercare di fare di tutto per riuscire comunque almeno a provare mentalmente le bambine e le combinazioni, per poi andare in un campo gara regolamentare all'aperto per cercare di fare le prove in gara. Quindi ecco, mi piace un po' di stradetta. Molto bene, siamo arrivati ora in palestra a Tavarnelle, faccio vedere un po' di cose carine ma proprio sfuggenti e niente, poi dopo faremo riprese più serie quando abbiamo l'agonismo, perché ovviamente lo riprendo un po' meglio rispetto a loro che conosco anche meno. Comunque questo è buio, siamo un po' stati in palestra. Come potete notare abbiamo tutte le linee slalom montate, quindi una cosa veramente carina. E andiamo a fare slalom, qui lavorano gli incrociati in questo momento. Di là invece ho le bambine un pelo più brave, ma anche non più brave, nel senso che hanno più esperienza, che stanno provando ora la punta avanti. Ecco la caduta in diretta, live la caduta, ci sta benissimo, è cosa molto bene. E niente, quindi ci vediamo tra un po' con l'agonismo e facciamo un video un po' più serio. Ciao! Ok ragazzi, ora siamo con il gruppo degli agonisti, quindi è la parte in cui posso riprendere un po' di più liberamente, e ovviamente ora abbiamo le coreografie. Volevo farvi vedere apposta del campo gara ridotte, non omologate ovviamente, ve lo giro un attimo, perché questo è proprio là il problema di avere una palestra non idonea a allenarsi, però noi comunque sì, non molliamo, vedi?
Questo sono saliti a 50, da 80 che sarà 65-70 e da 1,20 m ridotta in minimo. Come cosa? L'unica cosa che è regolare è la quantità di coni, quindi 14, 1,20 m, 20 negli 80 e 20 nei 50. Non è neanche inclinato bene la distanza fra il 50 e l'80, però questo è. Ovviamente l'agonismo sta facendo un po' di esercizi, ma Anna chiude un po' di ore e la vediamo. Anna ci fa una bella butterfly, un corvo e un cobra, dai, vediamo, dai. E poi le proviamo a fare un po' tutti. Quindi, Ma si possono butterfly. raccogliere tutti questi coni a giro? Sì, raccoglili. Che faceva cagare. Li facciamo. Ok. Già un po' meglio. Ok, ora andiamo in cobra. Brava. E questo c'era, brava. Sta venendo, brava, fate 5 via. Molto bene. Quindi, come potete vedere, anche lavorando nello stretto con una palestra non è idonea minimamente a fare le gare di style, riusciamo comunque sia a divertirsi e a far divertire le bambine. Qui c'è Alessia e Marta, che stanno provando la coreografia. Marta sta iniziando oggi perché purtroppo ha avuto un po' di problemi tra il Covid e tra 850 miliardi di problemi, e quindi ha cominciato ora a seguire il corso dalle 7 alle 8, perché ovviamente non posso permettermi, presso di picco, di montare un campo gara anche nelle ore prima. Quindi il più grosso difetto che ho è quello di gestire il campo gara durante le ore normali. Per fortuna con l'agonismo ho preso un'ora in più e questo mi permette di riuscire comunque sia a gestire in maniera più funzionale quest'ora, e questa è tanta roba. Vi manda un po' di immagini, dai, di loro che fanno fotografie. 3, 2, via l'immagine. Facciamo tipo un cerchietto. Sì, più o meno qui, poi ascolta la musica e vedi dove ti viene. Ok? E poi da qui ci parlo della prossima. Lei il trap col saltello? Sì. Se avete resistito dopo questo minuto e mezzo di giri della mia testa e loro che ballavano la Macarena, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete il video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!